questo numero di High Tech e Innovazione Magazine. Smartphone, il fenomeno Honor. Un robot camaleonte capace di mimetizzarsi. Solo metà degli italiani ha dimestichezza col web. Un saluto agli amici di Digital Press da The Digital Club. Oggi parliamo di Honor, perché qualche giorno fa sono stati presentati i nuovi smartphone della serie Magic 3, ma soprattutto perché sono state presentate le strategie del nuovo brand, che non fa più capo a Huawei, ma è oggi di proprietà di un consorzio che ha base a Shenzhen, di cui fa parte anche il governo di Shenzhen. Tante novità, tantissimi gli investimenti in ricerca e sviluppo, la presentazione di oltre 5.000 domande per nuovi brevetti, 10.000 dipendenti, insomma Honor sta correndo davvero in fretta, così in fretta che in Cina in soli 3 mesi ha riconquistato quasi da zero, dovremmo dire, circa il 15% del mercato degli smartphone. E qui cosa accadrà? Beh, in Italia gli smartphone arriveranno con buona probabilità tra settembre e ottobre. Ma sono molto interessanti le promesse che ha fatto George Zhao, che è il CEO di Honor. Beh, ci ha detto che innanzitutto ci ha rassicurato che gli smartphone arriveranno con i GMS, quindi con i Google Mobile Services, ci ha detto che il caricabatterie rimarrà in confezione, ma ci ha detto anche che Honor non si limiterà a produrre smartphone, ma varierà e svarierà anche su tutto l'ecosistema che comprenderà gli smartwatch, quindi gli orologi, le cuffie true wireless, probabilmente i tablet e anche un foldable phone. Questa è un po' una sorpresa, quindi uno smartphone con display flessibile. E il fuoco dell'attività di Honor sarà soprattutto quella dei negozi fisici. In passato, vi ricordate, c'era stata una maggiore preponderanza dell'online e anche il target è un po' cresciuto, così come sono cresciuti i prezzi perché il livello dei telefoni è diventato molto più premium. Per ora è stata mantenuta anche la partnership con Leica nella realizzazione delle fotocamere. Insomma, i dati che ci vengono dalla Cina sono così interessanti che fanno e dovranno fare di Honor l'osservato speciale anche in Italia e in generale in tutta Europa per i prossimi mesi. Vi terremo informati e staremo a vedere cosa accadrà. Per oggi ci fermiamo qui. Un saluto da The Digital Club per Ital Press. In natura, i camaleonti sono il simbolo di adattamento per eccellenza, grazie alla loro capacità di regolare uno speciale strato di cellule sotto la pelle per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Un gruppo di ricercatori della Corea del Sud, secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, ha creato un robot camaleonte capace di replicare il comportamento in natura. Utilizzando sensori di colore, minuscoli riscaldatori realizzati con nanofili d'argento e materiali termocromici che cambiano colore se esposti a temperature diverse, il team coreano ha creato modelli di pelle ad alta risoluzione che consentono al robot di passare da un colore all'altro istantaneamente. Questa sperimentazione apre la strada a una nuova tecnologia di mimetizzazione artificiale che può trovare applicazioni in contesti diversi, da quello militare alla cosmetica al settore automobilistico. Un italiano su due padroneggia gli strumenti di base di internet, quasi 3 su 10 possono definirsi coach, ma solo il 3,8% vanta competenze digitali avanzate. È quanto emerge dai dati Digital Skill Voyager, il nuovo strumento per la valutazione delle competenze digitali offerto gratuitamente dai punti impresa digitale delle camere di commercio. Per il presidente di Union Camere, Andrea Prete, l'Italia sta affrontando a grande velocità la transizione digitale. Per portarla a pieno compimento, però, non bastano le tecnologie, serve il capitale umano che sappia utilizzarle, arricchendo ed innovando il proprio lavoro quotidiano. Occorre lavorare ancora di più, quindi, sulle competenze dei singoli cittadini e delle imprese.